E ora le ultime novità nella chirurgia oculistica. Sono patologie serie e importanti e possono essere invalidanti. Nella traumatologia oculare, i traumi dell'iride sono ai primi posti in seguito ad incidenti gravi, sia sul lavoro che in ambienti domestici, e devono essere affrontati nel più breve tempo possibile, soprattutto in strutture particolarmente qualificate. Qui siamo a Ravenna, in un centro di eccellenza per le traumatologie oculari che vede malati provenienti da diverse regioni. In traumatologia oculare, i traumi dell'iride sono un capitolo importante e spesso molto grave, in quanto colpiscono pazienti di tutte le età, spesso anche molto giovani, che riportano incidenti sul luogo del lavoro, incidenti sportivi o anche incidenti domestici, persino dei bambini che giocando in casa possono rovinarsi la vista e soprattutto rovinarsi anche la funzionalità visiva ed estetica. Abbiamo al giorno d'oggi delle armi di nuovissima generazione, come queste protesi iridee, sviluppate in Russia molto recentemente, che ci permettono di ripristinare un'architettura dell'iride, quindi della pupilla, al meglio. Le protesi iridee vengono costruite con più di 300 colori, per cui possiamo scegliere in una gamma vastissima di colori, dall'azzurro al verde, al grigio, al marrone, in base all'occhio di quello specifico paziente, quindi sono custom made. Se è necessario, la protesi iridea può contenere anche il cristallino artificiale e quindi possiamo correggere con un singolo intervento sia l'assenza dell'iride, cioè l'aniridia, sia l'afachia, cioè l'assenza del cristallino. L'intervento viene eseguito in genere in anestesia locale, quindi non per forza in generale. Il paziente è quindi sveglio, non è doloroso come intervento e il recupero è abbastanza veloce.